Durante la pubblicità vengono fuori di quelle cose, Ruggero, che mai mi sarei aspettato. Perché Francesco è anche, ha un'altra qualità, che col pensiero cosa fa? Mi aiuti, Fa Fornasiero? delle competizioni. Fa delle competizioni. Che competizioni fai, Francesco, È un col evento che pensiero? si chiama Cybathlon e anche questo ogni 4 anni come le Olimpiadi e sono una sorta di Olimpiadi della neurorobotica. Ci sono varie specialità, sono 6 specialità diverse e in Cioè, spiegamelo particolare in maniera pratica perché non lo conosco, sì, quindi. sono, beh, ad esempio una specialità è realizzare una protesi di mano, di braccio, oppure una protesi di piede o una carrozzina elettronica in grado di fare i gradini o queste cose qua. La nostra specialità si chiama Brain Computer Interface e grazie, con una squadra del Dipartimento di Ingegneria Informatica, insomma, dell'Università di Padova abbiamo partecipato a questo evento e abbiamo vinto la competizione che prevede di comandare un videogioco con le onde cerebrali. E io in particolare ho fatto il pilota di questa squadra, quindi fondamentalmente avevo una cuffia in testa con gli elettrodi e pensando di fare determinati movimenti che avevamo studiato e Riuscivi a. riuscivo a dare dei comandi al videogioco che fondamentalmente era comandare una piccola automobile in un percorso. Interessante, mica. Con la cuffia in testa fa di tutto, in acqua Vai o in acqua oppure davanti al che computer. senza acqua. Ruggero Vinali, allora andiamo a vedere in successione, chiedo alla regia se mi dà anche una mano, vedere che gli altri atleti, iniziando da Stefano Raimondi che ha vinto 7 medaglie di nuoto, oro nei 100 rana, argento nei 4%, argento nei 100 dorso, argento nei 100 farfalla, argento nei 200 misti, bronzo nei 100 stile e bronzo nei 4x100 misti. Insomma, mica male, Stefano Raimondi, presidente. È stata davvero una sorpresa positiva perché credo alla prima edizione mai nessuno avrebbe pensato che potesse avere questi risultati. Antonio Davvero. Fattin, andiamo velocemente così li citiamo tutti. Antonio Fattin invece ne ha vinte 5 medaglie. Oro e record del mondo nei 100 stile, argento nei 4x50, argento nei 4x100, argento nei 400 stile e bronzo nei 4x100 maschili. Quindi anche lui. Anche qua noi avevamo dei 17 atleti, 6 erano del nuoto e 5 sono arrivati a medaglia, quindi anche questo è un grande E lui risultato. ha fatto suonare le campane a Bibione perché il parroco ogni volta che vince medaglia suona le Ha campane. suonato A tutta la qualunque notte, ora del a giorno tutte della le ore del notte, giorno sì. lì le campane. Bene queste. Xenia Palazzo invece ha vinto di Verona 4 medaglie in nuoto, 4x100 stile, argento 200 misti, bronzo 400 stile, bronzo 50 stile. Adesso vediamo l'immagine, eccola qui, di Xenia. Anche lei era preventivato, presidente, oppure. Sì, direi di sì, ma potremmo chiederlo alla Fornasiero, alla Federica, che lei. Sì, sono atleti che comunque negli ultimi 4 anni hanno ben figurato sia gli europei che i mondiali, insomma, Quindi non erano sono all'altezza, sorprese, non è ecco. una sorpresa. Poi abbiamo un padovano, Luigi Beggiato, che ha vinto 3 medaglie in nuoto, argento nei 100 stile, argento nella staffetta 4x50 e bronzo nei 50 stile. Eccolo qua, anche lui, puoi dire te, Francesco, lo conosci perché è un padovano come te. Sì, beh, siamo stati anche in camera insieme agli ultimi europei e sicuramente lui era proprio all'esordio, quindi è riuscito a gestire bene anche l'emozione, insomma la tensione che questo tipo di evento portano. E se posso fare una nota un po' patriottica, insomma, io sono anche consigliere della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e insomma aver raggiunto questi grandissimi È una bella soddisfazione. risultati, 39 medaglie sono arrivate dal nuoto, delle 69, quindi Poi adesso mi dici quello che vediamo adesso, che ha vinto 2 medaglie di bronzo, va bene? è sicuramente la manifestazione del grandissimo lavoro che è stato svolto dalla federazione negli ultimi anni. E io ho iniziato nel 2009 per la prima volta in nazionale, quindi ho visto la crescita di questo movimento Questo lo e conosci? questo lo conosco. Cosa mi puoi dire di lui? Di Metella dico io, che è un Prego. grande campione, abbiamo sentito insomma che non è bravo solo nel nuoto, ma anche in altri Ma che ha campi, avuto e che problemi alla spalla prima delle Olimpiadi, quindi. nonostante questo, insomma, ha avuto anche quest'anno questi risultati con andare nel podio
due volte non è cosa da facile. Poco. Allora abbiamo visto il nuoto, adesso passiamo alla scherma, ovviamente iniziamo da Beppe Vio, che ha preso due medaglie, oro nel fioretto e argento nel fioretto. Beppe Vio, per voi è una, come si può dire, un personaggio importante nel vostro mondo? Direi proprio di sì. E vi ricordo, ve lo dico, 10 anni fa venne a trovarci in questi studi di mattina col papà, lui non era conosciuta, io la vidi, era una mia trasmissione, e rimasi davvero impressionati dal carattere di questa ragazza. Non era conosciuta come lo è oggi, era molto sconosciuta, quindi ho avuto la fortuna di conoscerla proprio all'inizio della sua attività. Ecco, per voi è un esempio e anche un aiuto alla crescita di questi ragazzi? Sicuramente è un esempio, perché prova ne sia che noi come CIP Veneto abbiamo lanciato anche un progetto e nel poster abbiamo messo la sua immagine. Perché? Perché è la più conosciuta non solo in Italia ma nel mondo. Certo. Quindi chi vede questa immagine, abbiamo tanti altri atleti ma è un aiuto per conosciuti, ma credo che lei è indiscutibile la più conosciuta. Poi abbiamo, qui invece mi dice qualcosa Borgatto, perché abbiamo Michela Brunelli che ha vinto una medaglia nel tennis da tavolo, bronzo a squadre. Sì, io e Michela siamo praticamente i veterani di questa spedizione del tennis tavolo a Tokyo. E Michela è bravissima, è una giocatrice di una serietà, di un impegno incredibile. Siamo sostenuti sia dalla federazione che da dei tecnici molto preparati, Alessandro Arcigli, Donato Gallo. Quindi il fatto che abbiano vinto la medaglia a squadre significa che il movimento è sano e preparato, tenendo conto che sia io che il mio compagno di squadra Federico Falco, la stessa Michela, la stessa Giada, siamo comunque giunti ai quarti di finale, e quindi non dico un passo dalla medaglia di bronzo, da una possibile medaglia, però insomma piuttosto vicini, su 7 atleti che hanno partecipato. Senti Andrea, dove sei forte te? Nel rovescio, nel dritto, nel taglio, nel piposcio? Nel piazzamento della palla soprattutto, cioè nel piazzare... Giochi molto tagliato te? Gioco piuttosto tagliato, ma più che altro il gioco della mia categoria, cioè dei tetraplegici. Sei un ballettaro o sei uno che schiaccia? Allora, nell'uno o nell'altro. Non so se è una domanda giusta, però prendo. No, nell'uno o nell'altro. Tendo a piazzare la palla dove l'avversario non può prenderla. Ah, sei uno tecnico, uno sì, esatto, la mette nell'angolino, li metti in difficoltà. Sì, esatto. E io vorrei aggiungere che oltre alla bravura e alla capacità, soprattutto nel tennis tavolo, in tutti gli sport, ma soprattutto nel tennis tavolo, credo che ci voglia anche un po' di fortuna. Perché alla prima partita, se tu incontri, ecco, il più forte del mondo, è chiaro che fai più fatica ad andare avanti. Quindi anche i sorteggi, gli accoppiamenti, sì, molto sì, spesso giocano poi alla fine certi risultati. Bene, allora vedere che abbiamo le immagini, perché di taluni non le abbiamo, però le citeremo. Francesca Porcellato, ma questa la conosciamo, ne aveva vinto la medaglia d'argento, questa veniva a trovare sempre un atleta che ha sempre vinto, questa è vero o no? Quindi la ricordiamo, sola, la riccia, la ricordiamo, piena di grinta, di carattere. Poi avevamo Stefano Travisani, che ha una medaglia nel tiro con l'arco, argento, con l'arco ricurvo di coppie, non so cosa vuol dire, però è così, arco ricurvo di coppie, se me lo spiegate voi. Beh, è un arco... Ricurvo. Ricurvo, normale, un arco. È come un arco, insomma, ecco. Eccolo qui. Poi abbiamo, qui ci spiega lei, abbiamo Chiara Nardo col canottaggio. Canottaggio, categoria PR2, cioè remo con braccia e busto, senza l'uso del carrello. Siamo arrivati quinti, un equipaggio che in un anno è stato messo in perché piedi. Non è stata severa con il compagno, doveva essere ancora più cattiva. Come ero con i cavalli. Come ero con i cavalli. No, dai. No, però è un bel risultato, perché per accedere alla finale dove si gareggia per il podio abbiamo dovuto fare altre due gare prima, due batterie. Siamo arrivati terzi, poi secondi. Siamo arrivati nella finale A, dove gareggiano solo i primi 6 equipaggi, quindi arrivare quinti assoluti è già un bel risultato. È già un bel risultato. Che poi è iniziato da poco. Anche insomma, perché si può sempre, sicuramente quindi, un equipaggio che può davvero solo che migliorare. Andrea Borgatto, se andiamo a vedere anche lui con l'immagine, che ha già spiegato tutto, quasi tutto del tennis a tavolo. Adesso gli obiettivi quali sono, Andrea? Adesso vediamo le immagini anche tue. Allora, i prossimi obiettivi sono i mondiali dell'anno prossimo, che si terranno... Ma sei tu qui? Sì, ma questo è qualche annetto, qua siamo agli inizi della mia attività di pongista.
Sì, i primi anni, infatti ero ancora nella Cotantuno, ho la maglia della Cotantuno. Ho detto, Vicenza. Aveva il capello biondo, ho detto così. No, biondo no, ne avevo qualcuno di più. Qualche capello fa. Qualche capello in più fa. Sicuramente, un po' più lungo. No, al di là del capello in più, qualche castano, insomma, sembrava così. Vabbè, ogni modo, il tuo obiettivo qual è adesso? Adesso ci saranno i mondiali tra circa un anno, quindi tra settembre e ottobre dell'anno prossimo. Ci saranno i mondiali, speriamo che ci siano anche le gare di team. Perché io e Federico Falco di Verona siamo i campioni in carica della nostra categoria, del appunto campioni mondiali di team che abbiamo conseguito nel 2017 a Bratislava. E quindi quello è l'obiettivo principale. Poi chiaramente il tennis tavolo è uno sport che permette di proseguire abbastanza in là, non è eccessivamente usurante come altri sport. Per cui tutto si può giocare fino a 80 anni. Sì, sì, sì. Non è come le bocce, vero? Non è come, no, le bocce è per persone è anziane, ma non voglio dire anziane non fisicamente. No, ma c'è Carabba che batte sempre il presidente, quindi le bocce. Poi andiamo a vedere l'ultima delle immagini che abbiamo. Nadia Fario, tiro a segno. Presidente, se lo vuole citare, eccola qui. Sì, Nadia Fario. È una grande atleta, anche se anche lei, proprio per il discorso che faceva anche col tennis tavolo, ha incontrato atleti di alto livello che non è riuscita poi, perché anche lì ci sono le qualificazioni, quindi... Siamo stati bravi. Ci vuole anche lì un po' di fortuna. Presidente, siamo stati bravi a trovare l'immagine, vero o no? Bravi, complimenti. No, perché mi ha detto, vi mando l'immagine, ho detto ce l'abbiamo un po' le abbiamo messe, insomma, le avevamo un po'. E invece salutiamo, perché noi abbiamo l'immagine di Silvia Biasi, che aveva il volley, Francesca Cipelli di Venezia, salto in lungo, Federico Falco, il tennis da tavolo, come diceva Andrea, e Miscia Palazzo, nuoto, e Asia Pellizzari, il tiro con l'arco, che di quelle non abbiamo le immagini, però ne abbiamo fatte vedere parecchie davvero di questi atleti veneti, che hanno dato soddisfazione sia al Presidente sia al Vicepresidente. Presumo. Certamente. Ma hanno dato anche grandi soddisfazioni alle società, alle federazioni che hanno lavorato, come è già stato detto, in qualche maniera. Devo fare una domanda brutta, vediamo se la faccio al Presidente o al Vicepresidente. E sotto al Presidente, certo. Sotto un aspetto economico, com'è la situazione di questi ragazzi? Con l'aspetto economico, in questo momento... muovendoti così... In questo momento è molto difficile, un momento difficile, questo perché per vari motivi, primo la ripartenza è sempre difficile, poi in questi due anni di pandemia molti sponsor li hanno persi, riprendere questi sponsor è comunque difficile. Ecco, l'Europa perché ha messo a disposizione molti soldi anche per lo sport, per quello che è successo. Mette a disposizione dei soldi per voi? L'Europa per lo sport? Sì. A me non risulta. Se voglio... Il recovery fund è sicuro, Presidente? Non lo so, adesso mi informerò, però... No, non sono arrivati. Per quanto riguarda la pandemia, non sono arrivati soldi né da Roma, né dalla Regione Veneto, né dall'Europa, purtroppo. E quindi su questo siamo un po' titubanti e ci sorprendiamo in maniera positiva, nonostante questo, che abbiamo ottenuto questi risultati. Per riprendere anche il discorso che faceva prima Pancalli, della consapevolezza dei politici che non hanno capito un po' l'importanza dello sport. Io credo che lo hanno capito. Hanno capito invece che nello sport ci sono tanti volontari, lo sport costa poco. E quindi dovremmo, il movimento sportivo, parlo di paralimpico ma anche olimpico, dovremmo farci sentire di più, essere più cattivi. Aggiungo però, Presidente, aggiungo che i volontari ci sono nello sport ma anche non nello sport, e l'Italia senza volontari non andrebbe avanti. Il volontariato c'è per quanto riguarda tutti gli sport, anche quelli non di disabili, ma riguarda anche la vita sociale, la vita di chi ne ha bisogno, la vita di chi va persino alla Croce Verde, ci sono i volontari, la Croce Rossa, cioè voglio dire, i volontari ci sono dappertutto, senza di quelli... Ma i volontari ci sono per lo sport, nello sport di base, perché nello sport di alto livello allora i soldi li arrivano,
fortunatamente, però no, potremmo anche fermarci, perché se in questi ultimi anni abbiamo avuto una crescita, soprattutto nel Veneto, perché 26 medaglie su 96 non è un caso, io credo che il Veneto deve essere riconosciuto a livello nazionale, perché i risultati sono stati ottimi non solo nelle Paralimpiadi ma anche nelle Olimpiadi. Perfettamente d'accordo. Fa parte un po' del carattere, del carattere dei nostri cittadini veneti. E come si diceva anche all'inizio, che sorprendentemente dopo questi due anni di pandemia, come mai abbiamo avuto in Veneto così grandi risultati? È il motivo del carattere, della volontà di fare, di superare, certo, anche certe situazioni difficili. Certo. Borgato, vorrei dire? Sì, direi un ruolo importante è quello dei parenti e dei genitori, soprattutto nello sport paralimpico, ma penso anche nello sport olimpico. I genitori danno una mano che è imprescindibile per l'inizio dell'attività. Questo è stato sicuramente nel mio caso e tanti altri ne conosco nel mio sport e nell'altro. Mi permetto di dire solo una cosa, che se dobbiamo chiedere tra le tante cose una cosa ai politici, a chi amministra, è di attivare, di fare un discorso serio, programmatico, sullo sport nelle scuole. Perché lo sport nelle scuole, cioè le due ore di educazione fisica che vanno dalle elementari fino alle scuole superiori, sono più una rogna, penso, per le agenzie didattiche, le amministrazioni didattiche, che non un vero e proprio pungolo e stimolo per far crescere i ragazzi e i ragazzini. E questo andrebbe veramente a nutrire il settore, sia olimpico che paralimpico, con una programmazione seria. Perché le due ore di educazione fisica, fatte poi come vengono fatte, con palestre che sono spesso fuori dai presidi didattici, dalle scuole, e quindi bisogna prendere l'autobus, bisogna prendere questo e quest'altro, cioè l'educazione fisica, come l'ho vissuta io e come sento che la vivono i giovani, in questo periodo, secondo me, è veramente deficitaria. Invece potrebbe essere un trampolino veramente sistemico per far sì che i giovani si avvicinino allo sport, che le persone con disabilità che studiano, che sono a scuola, si avvicinano anch'essi allo sport, supportati magari da persone ben qualificate. Siamo arrivati in conclusione di questa missione. La chiedo ovviamente ai portatori di handicap di questa trasmissione. Inizio dalla Nardo, ho un sogno nel cassetto. La prossima Paralimpiade. E quello è il sogno principale? Sì, beh, vabbè, oltre a... Direi che la vita con una mano mi ha tolto, ma con l'altra mi ha dato, quindi continuare a stare bene, però il mio sogno è la mia prossima Paralimpiade. Ruggero, il tuo sogno, il suo sogno, anche del lei, del tu, e qual è? Allora, di continuare, di avere i risultati che abbiamo avuto in questo... Parlo in generale. Certamente. E devo anche esprimere... soddisfazione, perché grazie a questa ultima Paralimpiade, il successo che ha avuto questa Paralimpiade, emozioni e soddisfazioni e anche altre attività promozionali, in questi ultimi 3-4 mesi stiamo ricevendo tante telefonate da persone con disabilità che vogliono avvicinarsi allo sport, e questo è il nostro motivo principale, proprio per avvicinare, a entrare nelle case e avvicinare le persone disabili che ancora non si sono avvicinate. Questo è il nostro obiettivo e speriamo che non si spengano i riflettori, perché noi che fanno attività sportiva, nel Veneto abbiamo 1700 atleti, 250 società. Dobbiamo crescere sia il numero delle società sia il numero degli atleti, perché questo 1700 atleti in Veneto non sono altro che circa un 2% delle persone con disabilità che potrebbero fare sport. Altro sport, certo. E quindi questo ci dà grande soddisfazione. È il sogno nel cassetto, diciamo. È il sogno nel cassetto di continuare a crescere, come sta succedendo in questi ultimi giorni. Il sogno nel cassetto, Andrea Borgato? Beh, due. Innamorarmi e vincere una medaglia alle Paralimpiadi di Parigi. Non ti è mai capitato di innamorarmi? No, certo che mi è capitato. È la più bella cosa che può succedere, vero? Ah, beh, penso proprio di sì. Quella siamo tutti d'accordo. Sì. E invece bisogna, perché... Una
medaglia perché basta la quarta Paralimpiade, se non vinco la medaglia. No, come facciamo? No, quella la vinciamo, per innamorarci. Ma io pensavo anche di pagare qualche killer, far fuori qualche avversario. Facciamo un messaggio, dobbiamo morosa per Andrea, come facciamo? Ma no, ma quella me la trovo io, non c'è problema, insomma, poi... Bisogna per innamorarsi, no, però non è così semplice. Dai, simpatico, sì, simpatico. Sì, sì. Va bene, invece per Nicola Carabba, il sogno in cassetto? Ma io ho fatto l'incidente nel 95, sono atleta e dirigente sportivo dal 96 e mi hanno trasmesso dei valori dello sport che spero che vengano, che mi hanno accompagnato in questi 26 anni e che spero che continuino a venire trasmessi. Questo è il mio sogno del cassetto. È un messaggio diritto e preciso. Invece Francesco Bettella, hai fatto già tante cose, te lo so che sogno avrai. Sì, il primo è come quello di Andrea. Per trovare l'amorosa. Sì, mi associo. Cioè, ma come facciamo qui, ragazzi? Siamo in competizione, ma dopo ci picchiamo. Se volete che dedichiamo una canzone? Come? Siamo sempre impegnati. Sì, no, infatti. Siete sempre allenati. Siamo troppo impegnati. E voi? Ma c'è qualche possibilità, Francesco? È solo curioso. Ma avrei, sì. Che caramba, che sorpresa facciamo adesso? C'è ma qualche possibilità? Vediamo, vediamo. Fino a Tokyo non ho voluto pensare a niente, ovviamente, per rimanere allora concentrato. Non gli mancano le spasimanti, Francesco. Non le hai volute te, vedremo, allora. vedremo. Va bene, via. Però poi a livello sicuramente personale e sportivo, avere la possibilità di andare a Parigi sarebbe sicuramente una bella opportunità. Poi... appunto valuterò se arrivarci fisicamente a posto oppure no, quello è un altro perché discorso. Perché prima hai detto che stai invecchiato quasi, insomma, ma non mi sembra. Io faccio gara a 17 anni, quindi... cosa vuol dire? Sulle spalle iniziano a sentirsi. Francesco, sempre finché si può. Praticare sport sempre, poi ti riduce a una certa età che vai a giocare a bocce e non ce la fai più. Guarda, sì, guarda la Chiara Nardo, Boccette, devi giocare a boccette dopo, se no a parte gli scherzi. È che è un po' logorante il nuoto. Sì, quindi... però finché, è vero, però no, finché ce la faccio, più che volentieri. Beh, non è detto che possa trovare qualche altro sport in cui cimentarmi. Quello... Ho già capito che della classe ce l'hai anche in altri sport, quindi... Vabbè, troveremo un'amorosa, adesso metteremo un annuncio alla televisione per Borgato e per Bettella, cercano un'amorosa, vediamo se riusciamo a soddisfarli. Invece voi due chiedo un'altra cosa alla Federica e a Izzo. Vivere in questo mondo che... onestamente ha raggiunto per me quasi una normalità, mentre all'inizio della trasmissione giustamente il Presidente diceva una volta eravamo visti in maniera diversa, ora diventa una normalità perché è giusto sia così ed è stato così e migliorerà così. Voi che ci lavorate, che ci vivete dentro, come passate con queste persone il vostro pensiero, il vostro domenica, cosa vorreste? Domenica abbiamo fatto un evento con Ruggero, proprio un torneo inclusivo di calcio balilla. Alla fine dell'evento abbiamo fatto giocare l'assessore Bonavina, ho fatto sedere su una sedia, ha fatto giocare a calcio balilla. Alla fine di tutto il torneo abbiamo deciso che l'anno prossimo faremo un torneo inclusivo, normodotato e disabile. Perfetto. Ecco quello che si arriva, quando uno conosce questo mondo qua, cioè ci si aggrega talmente tanto che alla fine sta talmente bene dentro che non ne vuole più uscire. No, ma quello sono d'accordo, perché è normale, però il pensiero tuo, il sogno tuo qual è? Il mio sogno come vicepresidente è che non finisce tutto questo effetto mediatico dopo appena 3 o 4 mesi, come succede spesso, che duri fino alle prossime Paralimpiadi, per cui questo effetto mediatico che adesso hanno sia loro che tutti quanti continui a durare per tutti i 4 anni. Sono d'accordo, ma lo sai che fatica è? Io queste trasmissioni le ho sempre fatte, però quando poi chiamo il vostro presidente, lo sai che fatica è? Allora, la prossima volta basta chiamare il vicepresidente una volta al mese e siamo qua. E non risponde, passa vicino in macchina, vicino a me, non mi saluta nemmeno. Guarda, non è facile. La prossima volta il vicepresidente una volta al mese siamo qua. Porta tutti qui, facciamo così. Anzi, dirò di più, noi come televisione veniamo, dove volete che la facciamo? In un palazzetto. Veniamo e facciamo una diretta al palazzetto, non abbiamo nessun problema. Senza sponsor, non li vogliamo, così l'abbiamo detto pubblicamente. Giorgio. Invece Federica, buonasera. Continuare ad avere l'ispirazione, ma non solo per chi è già dentro al giro, ma portare dentro altre persone, altri allenatori, altri dirigenti sportivi, altre famiglie. Io ho iniziato quasi più di 25 anni fa a seguire il nuoto e durante una delle trasferte siamo arrivati in un albergo di una nota località italiana, turistica, e quando siamo arrivati ci hanno detto non siamo sicuri di avere le stanze per voi perché ci spaventate i clienti. Non è stato bello. Non è stato bello, però era così.
È vero, è vero. Era così, e non dico che adesso sia tutto un tappeto rosso, perché ancora qualcuno che non gradisce c'è. Però è cambiato molto. Però un po' diverso. È cambiato molto, anche le barriere sono mentali, insomma, sono. La cultura, la comunicazione, insomma, è molto diverso. Però non era semplice minacciare e dire ok, se non mi ospiti ti mando sul giornale, perché era questo il livello di conflittualità. Vabbè, però diciamo che è migliorato. E ci sono passati tutti, insomma, i presenti qui in queste situazioni. Dal parcheggio che viene occupato per i 5 minuti. Però penso che questo sia, seriamente stia scemando, insomma, un po' alla volta, c'era ancora un po' di fatica, però mi sembra che la maggior parte abbia intrapreso la disabilità come una vita normale, come delle persone che sono persone normali, e le barriere architettoniche sono migliorate rispetto a una volta, insomma, un po' alla volta. È stato faticoso, molto faticoso, immagino le arrabbiature che hanno preso questi ragazzi, però un po' alla volta credo stia migliorando, insomma. Mi auguro, almeno il mio pensiero. Sì, è molto migliorato. Invece non è migliorato, poi dobbiamo trovare il fidanzato, la fidanzata per Bettella. Mi raccomando, mi dia una mano, va bene? Con calma e lontano dalle gare. No, con calma, però cerchiamo di soddisfare lui e anche Andrea Morgato, perché poi non vorrei mai che quando verranno a trovarmi la prossima volta, che hanno vinto medaglie ancora e non abbiamo ancora trovato la fidanzata, allora davvero mi arrabbio anch'io, dobbiamo risolvere anche questa situazione. Tutto questo per ringraziarvi davvero di cuore, è stata davvero una bella puntata, quindi ringrazio Federica Fornasiero, grazie di stare con noi, ringrazio Giovanni Izzo, grazie anche a Chiara Nardo, grazie davvero al presidente Ruggero Vinnai, ad Andrea Borgato, grazie a Nicola Carabba e grazie anche a Francesco Bettella. Davvero grazie, in bocca al lupo. Buon lavoro per le prossime Olimpiadi, per i prossimi mondiali, per quello che sicuramente di positivo farete. E il fidanzato c'è a posto? È una bella storia. Dedico la mia vita. Ho visto adesso, prima ho visto, ha fatto così con gli occhi. Beh, insomma, abbiamo più o meno la stessa età, è simpatico. E quindi, se un giorno vi sposate, chiamateci, veniamo al colloquio, facciamo servizio. No, scende da matrimonio, va bene? Tutto okay, grazie, buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte. Grazie. Grazie.